Lo sappiamo, siamo un paese sempre più vecchio e significa anche con più anziani malati, ma purtroppo a questo non corrisponde un'assistenza agli anziani adeguata. Oggi in Italia il 22% della popolazione ha più di 65 anni. Tra pochi anni addirittura un italiano ogni tre sarà anziano e sempre meno numerosi saranno i bambini e i giovani. Un cambiamento non da poco che pone il problema della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Questo grande cambiamento implica che vi siano sempre più malati anziani, che hanno più malattie coesistenti, che hanno un consumo crescente di medicine fino ad assumerne 7, 8, 10 diverse al giorno e che hanno purtroppo necessità di assistenza anche in attività elementari dentro casa. L'assistenza agli anziani è una vera emergenza che implica una riorganizzazione sociosanitaria. La proposta dei geriatri è di organizzare prima di tutto l'assistenza domiciliare a casa dei malati, di migliorare il pronto soccorso con servizi dedicati e di aumentare il numero dei posti letto nei reparti di geriatria. Dato il gran numero di anziani e la complessità dei loro problemi, è necessario riorganizzare i servizi, fornire più assistenza geriatrica mediante servizi territoriali, reparto per appunto, e formare anche professionalità in ambito geriatrico, l'infermiere geriatrico, più specialisti in geriatria e diffondere la cultura dell'assistenza geriatrica.